Anglisano alla fine del primo tempo, risultato 2-1, quindi una partita molto combattuta, però è stato in vantaggio meritatamente fino ad ora. Stai giocando complessivamente davvero tutti bene, soprattutto tu personalmente, cosa da dire? Ma penso che la squadra sia abbastanza bene oggi, perché anche perché oggi sono importanti 3 punti, quindi dobbiamo cercare di stare attenti in difesa e fare più azioni per chiudere la partita. Vabbè, pensi che c'è qualcosa da migliorare? Diciamo un po' la fase di attacco, dobbiamo concretizzare meglio. Va bene, bocca al lupo. Narciso, mister De Super Santos, da quando lei è alla guida di questa squadra, la squadra ha iniziato ad andare alla grande. Quali sono i segreti, diciamo, che ha portato in questa squadra? Cosa miglioramenti? Qualità difensiva e qualità offensiva. Sì, qual è, diciamo, il suo schema, lo schema che ha adottato? Il 3-3-1. 3-3-1. Tutti in attacco e tutti a difesa. Sì. Una sorta di Alonso Canale, 5-5-5. Bizzona, bizzona. Sì, sì. Anche tu con la bizzona. E invece la mentalità che ha inculcato nella testa dei ragazzi per essere tutto il tempo di dire che devono segnare la mentalità. Questa è la mentalità. Poi cosa hai detto come questa partita? Diciamo, ma sai questa cosa? Che dovevano vincere. Sì, ma lo spero, tu cosa hai detto? Che dovevano vincere? A fine primo tempo? Che dovevano vincere? La di ceffoni, cose del genere. C'è un mister vecchio stampo oppure no? Sì, sì, li ho picchiati tutti quanti. Perfetto, complimenti mister, e bocca al lupo per il proseguimento. Siamo qui un Montanino alla fine di questa bellissima partita, molto combattuta, però l'avete vinta meritatamente. La prima prestazione complessiva della tua squadra, soprattutto tu, per giocare bene la palla, pochi tocchi, cosa è passato? Siamo stati bravi nel primo tempo, gli avversari ci hanno recuperato, però siamo stati tenaci fino alla fine, abbiamo portato in squadra. Sul 3-3 siamo stati capaci di reagire tutta questa vittoria a casa. Quindi cosa pensi che ci dà migliorare? Una buona prestazione, più tenace, più capace. Va bene, per me si è migliorato il campo di oggi. Ha detto il mister, basta.